Video news di mercoledì 22 giugno, i titoli. Le stazioni ferroviarie delle città del cratere sismico cambiano volto e si rinnovano. La Regione Marche stanzia oltre 6 milioni di euro di risorse per i medici di medicina generale e gli specialisti. Il piccolo coro Marielle Ventre dell'Antoniano di Bologna sabato sera in Piazza del Popolo a San Severino Marche. E nello sport, Sofia Raffaeli entra nella storia della ginnastica ritmica. 2 ori e un argento conquistati a Tel Aviv. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento col nostro video news. Le stazioni ferroviarie delle città del cratere sismico si rinnovano e questo grazie alle risorse del Fondo Complementare Sisma. Tra ieri e oggi si sono tenute le conferenze di servizio tra Regione Marche e tutti i soggetti coinvolti nelle opere di restyling delle stazioni di Ascoli Piceno, Fabriano, Macerata, Tolentino e Tolentino Campus. Gli interventi determineranno anche l'efficientamento energetico delle stazioni e avrebbero un impatto significativo sotto il profilo della rigenerazione urbana, poiché le stazioni insistono negli ambiti più urbanizzati delle città. Prima prova scritta quest'oggi per gli esami di maturità 2022. Nelle tracce di analisi del testo agli esami c'erano la novella Annetta di Giovanni Verga con il tema degli ultimi e la via ferrata tratta dalla raccolta Mirice l'ultima passeggiata di Giovanni Pascoli che ha come tema portante il progresso e i pericoli che questo comporta. Torna poi il tema delle leggi razziali e della Shoah con un brano toccante, La sola colpa di essere nati, di Gherardo Colombo e Liliana Segre, nella quale quest'ultima racconta l'espulsione dalla scuola a causa delle leggi razziali quando era ancora bambina, il trauma che questo le ha causato, ma anche l'odio feroce e irrazionale di conoscenti e sconosciuti. Per il tema delle nuove tecnologie digitali è stata proposta una riflessione a partire dal testo Tienilo acceso, posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello di Vera Gheno e Bruno Mastroianni. La pandemia entra nell'esame, ai maturanti infatti è stato proposto un testo tratto da Luigi Ferraioli perché è una costituzione della terra. Poi la musica è stato scelto un testo tratto da Oliver Sacks, Musicofilia. Agli studenti si è chiesto un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani. Infine è stato proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, sui cambiamenti climatici. I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri intorno alle ore 22:30 circa in contrada Divina Pastora a Tolentino per un vasto rogo in un terreno agricolo coltivato a grano. Le squadre di Tolentino, Macerata e Civitanova Marche sono intervenute con 3 autobotti e 3 mezzi 4x4. Hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando così che l'incendio si estendesse all'intero campo. Successivamente hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Ancora cronaca, purtroppo tragico incidente sul lavoro intorno alle ore 8 di questa mattina in località Rocchetta a San Severino. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe caduto dal tetto dell'azienda mentre era impegnato in un intervento di pulizia dell'impianto fotovoltaico. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l'uomo, un dipendente di 54 anni della ditta di origine peruviana e residente a Macerata, non c'è stato purtroppo nulla da fare. La drammaticità di quanto accaduto è ancora in fase di analisi da parte dei carabinieri della locale stazione e degli ispettori del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASUR. Incremento del numero delle borse per medici di medicina generale e contratti di formazione per medici specialistici a seguito di specifiche risorse aggiuntive stanziate dalla Regione Marche. Scopriamo di più nelle interviste del servizio che vi proponiamo. La Regione Marche stanzia per l'anno in corso 6 milioni e 608 mila euro di risorse proprie, oltre il fondo sanitario, per portare a 110 le borse di studio per i medici di medicina generale e a 42 i contratti di formazione per i medici specialisti.
Obiettivo: combattere il depauperamento professionale e favorire il ricambio generazionale del sistema sanitario regionale. Si prevede che al 2030 oltre il 20% dei medici marchigiani verrà collocato in quiescenza, con incidenza ancora maggiore nelle discipline ospedaliere legate all'emergenza d'urgenza e nella medicina generale. Con questo aumento delle borse andiamo a recuperare un differenziale che vedeva i medici che andavano in pensione come numero molto più elevato rispetto ai medici che entravano nel circuito della nostra medicina territoriale e nelle nostre reti ospedaliere. È chiaro che dalle borse all'ingresso nelle strutture passa un periodo che è circa di un anno, ma si interrompe dall'anno scorso in realtà con la medicina generale un trend che andava ad aumentare ogni anno questo differenziale. Oggi inizia una fase, anzi si dà inizio da questo oggi e per i prossimi anni è una fase dove recupereremo inserendo nel circuito della nostra sanità decine di medici ogni anno che ci consentiranno di recuperare quel rapporto col territorio e ci consentiranno di dare le risposte ai servizi. Occorreranno tempi molto lunghi perché, ripeto, da qui ai prossimi mesi si tratta di medici specializzandi, ma cerchiamo di recuperare una programmazione che sotto questo punto di vista è stata carente. Le borse vengono finanziate dal Ministero, ma le regioni possono aumentare questi finanziamenti e quindi accrescere il numero di borse. Attualmente i dati del Ministero parlano per il nostro Ateneo di 901 borse e sono ancora in atto le iscrizioni, ma per la prima volta la Regione ha aggiunto un numero molto consistente, passando dalle 5, 4, 6 borse annuali a 42 borse. E tutto questo è stato fatto in collaborazione con il nostro Ateneo, in particolare con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e con il professor Mauro Silvestrini che ne è il preside, proprio perché offriamo in questo modo nuove opportunità anche alle nostre studentesse e ai nostri studenti diventati medici. Quindi credo che si tratti di una risposta alle nostre comunità, ai nostri territori, a questa esigenza di salute sempre più forte. Mancano i medici e dobbiamo intervenire. Il tema delle borse di specializzazione riguarda anche la scarsa appetibilità di alcune tipologie, quali sono la medicina d'urgenza, il 118, anche gli stessi medici di medicina generale. È per questo che accanto allo sforzo che la Regione compie attraverso le sue risorse è necessario che il tavolo di contrattazione collettiva nazionale preveda un aumento di emolumenti e trattamenti di queste prestazioni, perché altrimenti la risposta potrebbe essere una risposta che parte molto fiacca. Questo piano garantisce che nei prossimi anni la nostra Regione possa superare le criticità che abbiamo trovato per la scarsa programmazione passata, quindi siamo certi e sicuri che dal prossimo anno noi avremo i medici del primo anno di specializzazione in grado di lavorare sul territorio, negli ospedali e così via. E quindi questo è un'inversione di tendenza totale. Vero è però che dobbiamo arrivare a questo traguardo che arriverà fra un anno e mezzo, il che significa che le criticità che stiamo avvertendo sul territorio, l'affollamento nei pronti soccorsi, la scarsità dei pediatri e così via, è una lacuna che dobbiamo affrontare e stiamo cercando di affrontare con i provvedimenti che abbiamo adottato in questi giorni. Più di 50 ricercatori provenienti da tutta Europa si confronteranno sul sistema di relazioni che in età antica hanno caratterizzato l'Adriatico, condizionando anche la contemporaneità in occasione del convegno archeologico Reti Adriatiche, Uomini, Merci, Idee, che si terrà a Macerata all'Auditorium UNIMC dal 23 al 25 giugno. L'iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Studi Umanistici nell'ambito delle attività del Centro Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia. Il centro è diretto da Roberto Perna e riunisce più di 20 tra università e centri di ricerca europei coinvolti in scavi e ricerche in area adriatica. Una sessione specifica del convegno sarà dedicata al progetto Transfer, che coinvolge 6 parchi archeologici e 12 partner adriatici e ha l'obiettivo di individuare modelli comuni di pianificazione e gestione finalizzati alla valorizzazione di questo ricco patrimonio che costituisce un importante elemento per la formazione delle identità delle comunità dell'Adriatico. Per informazioni visitare il sito unimc.it.
La grande favola musicale del piccolo coro Maria Leventre dell'Antoniano di Bologna, diretto da Sabrina Simoni, sabato prossimo 25 giugno a partire dalle ore 21, sarà protagonista di una serata di musica in Piazza del Popolo a San Severino Marche. Le piccole grandi voci dello Zecchino d'Oro saliranno sul palco in un evento sostenuto dalla provincia picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori e organizzato in occasione del terzo centenario della morte di San Pacifico, copatrono della città settempedana. Nato a Milano nel 1959 da un'idea di Cino Tortorella e trasmesso in diretta dalla RAI, lo Zecchino d'Oro è approdato all'Antoniano nel 1961 ed è divenuto ben presto uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell'anno. Nel 63 è il piccolo coro dell'Antoniano, fondato da Maria Leventre e attualmente diretto da Sabrina Simoni, ad accompagnare tanti piccoli solisti. Nella classifica delle canzoni più ascoltate anche l'Asinello Nunu, con la quale nel 2017 la giovane settempedana Nicole Marzaroli, a soli 5 anni, sfiorò la vittoria della 60esima edizione del festival. La canzone parlava di dislessia e raccontava la storia di un asinello speciale che pasticcia un po' con le parole e con le lettere. 12 mattatori della risata si sfideranno nel concorso nazionale per nuovi comici San Severino Festival, primo premio Remo Cercuoni, che ripartirà dalla cornice di Piazza del Popolo grazie all'amministrazione settempedana, all'organizzazione dell'Associazione Fontana e alle collaborazioni della Proloco e dell'Associazione Lido degli Aranci. Tre le serate in cartellone, giovedì 30 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio. L'iniziativa vedrà la direzione artistica di Angelo Carestia. Alla serata finale i 6 comici migliori si confronteranno per conquistare l'ambito premio. Tantissimi gli ospiti della kermesse, tra cui Laura Marcolini, Enrico Paris, Ennio Monachesi, Gianluca Agostinelli, Stefano Vigilante, Paolo Casagrande e Carmine. Domani 23 giugno, come ogni giovedì, i negozi del centro storico di San Severino resteranno aperti fino alla mezzanotte. Viale Eustachio sarà chiuso al traffico per ospitare la rassegna Gioviale, promossa dalle attività della via. In programma animazione con multiradio, cena a sorpresa, animazione per bambini e ruota della fortuna. Tutto pronto anche per il premio internazionale Massimo Urbani. Questa edizione, organizzata da Musicando Jazz, si terrà alla Rocca dei Borgia dal 24 al 26 giugno, dopo un percorso di avvicinamento che porterà ad esibirsi a Macerata con la rassegna Macerata Jazz Estate, tanti giovani talenti emersi dalle passate edizioni del premio Urbani. Sono 10 giovani finalisti che hanno superato la selezione e che si apprestano allo step finale. A presiedere la giuria sarà il sassofonista francese Baptiste Herben, insieme al trombonista Massimo Morganti. Anteprima venerdì 24 giugno alla Country House Papa Fo, con una cena concerto della Musicando Jazz Orchestra con ospite Stefano Bedetti. Sabato 25 e domenica 26 alla Rocca Borgesca il laboratorio musicale per i più piccoli, a cura dell'associazione Adesso Musica. Il sabato è in programma anche il quartetto di Lorenzo Bisogno, vincitore del premio Urbani dello scorso anno. Alle ore 21:15 di sabato l'esibizione dei finalisti, che si concluderà con la proclamazione dei vincitori. La domenica infine alle 21:15 i presidenti di giuria suoneranno con i vincitori dell'edizione 2022 del premio Massimo Urbani. Presentata l'iniziativa solidale 125 miglia per un respiro, Alessandro Gattafoni sfida l'Adriatico e una malattia genetica da Civitanova Marche a Trieste, che si svolgerà dal 23 al 28 giugno prossimi. Scopriamo di più nel servizio preparato per voi. Tutto pronto per la nuova sfida di Alessandro Gattafoni alla fibrosi cistica, 125 miglia per un respiro, la traversata in kayak del mare Adriatico per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare ai progetti in favore delle attività del servizio sociale, a tutela dei pazienti e dei loro familiari. Alessandro è un ragazzo di Civitanova Marche, fuori dal comune, perché fuori dal comune sono la sua voglia e il suo impegno per raggiungere gli obiettivi che si pone. Perché fuori dal comune è anche la forza che lo spinge ad affrontare le sue sfide, nonostante tutta la sua vita sia stata condizionata da una mutazione genetica che lo costringe a convivere con la fibrosi cistica.
Sono in partenza per la seconda edizione di questa iniziativa che è 125 miglia per un respiro. La scorsa, sempre a bordo del mio kayak, sono arrivato in Croazia. Quest'anno punteremo invece alla Slovenia, un evento a tappe, perché vorrei coinvolgere, ho il piacere di coinvolgere altre associazioni regionali, per cui in queste tappe verranno coinvolte anche le altre regioni, oltre alle Marche, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Friuli. Tappa finale Trieste, una volta arrivata a Trieste poi ci sarà appunto l'arrivo in terra slovena, appunto per come filo conduttore con quello che è stata l'iniziativa lo scorso anno, dopo la Croazia c'è la Slovenia. Iniziativa che poi speriamo che possa prendere ancora sempre più piede e proseguire alla conquista di altri, alla conquista tra virgolette di altre nazioni europee. Insomma. L'iniziativa appunto serve sia per divulgare quella che è la patologia, che è la fibrosicistica, perché solo conoscendola possiamo sconfiggerla. Inoltre il messaggio che si vuole mandare è che lo sport è uno dei mezzi di cura più potenti per cui abbiamo a disposizione. Insomma. A Belforte del Chienti sabato scorso si è svolta la seconda edizione di Dai e Forte Street Boulder, arrampicata che si pratica sulle mura urbane di un centro senza l'uso di corde, ad un'altezza massima di 4 metri, usando materassi studiati per attutire la caduta, i crash pad. L'evento, patrocinato dal Comune con la Pro Belforte e l'Unione Montana Monti Azzurri, nasce grazie a degli appassionati di arrampicata che frequentano una palestra di Macerata. Il contest ha richiamato appassionati da tutto il centro Italia, circa 100 i partecipanti, che hanno scalato le mura del centro storico belfortese con una finale che ha visto i migliori sfidarsi nella scalata finale sul Palazzo del Comune. Dai e Forte Street Boulder ha portato in paese anche molti curiosi che hanno gremito Piazza Umberto I per assistere alle avvincenti gare finali. E torna ad animarsi il bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali con la 7ª edizione di Villa in Vita Fermo Festival. Dopo il successo sanremese con il brano Ciao Ciao, la rappresentante di Vista inaugura il cartellone venerdì 24 giugno con Mime Ciao Ciao Edition. Sarà un esplosivo live full band, uno show a 360 gradi come ormai d'abitudine per la band, una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21:15. Venerdì 24 giugno alle ore 6 del mattino, messa all'alba per San Giovanni. Dalle ore 5:30 si potrà ritirare l'acqua di San Giovanni ed un piccolo omaggio offerto dal Comitato della Bura di Tolentino. Domani pomeriggio tutti invitati sempre alla Bura per raccogliere le erbe e i fiori selvatici come vuole la migliore delle tradizioni. Tutto il raccolto andrà sistemato in un catino pieno d'acqua da conservare per tutta la notte all'aperto. Il mattino seguente si recita una preghiera e ci si lava il viso con l'acqua profumata benedetta da San Giovanni. Le celebrazioni organizzate dalla Confraternita dei Sacconi per la festa del Sacro Cuore di Gesù nella chiesa omonima di Tolentino proseguiranno anche domani, giovedì 23 giugno, vigilia della festa, con una celebrazione presieduta da Don Ariel, parroco dell'Unità Pastorale 10. Venerdì 24, solennità del Sacro Cuore, alle ore 18:30, Santa Messa, con musica sacra. Dopo la messa, la processione in alcune vie del centro con alcune confraternite dei paesi limitrofi, celebra Monsignor Andrea Leonesi, vicario generale. Domenica 26 giugno alle ore 16:15, Santa Messa con canti gregoriani diretti dal maestro Diego Minnozzi. Stasera secondo appuntamento con i mercoledì dello shopping sotto le stelle, a partire dalle ore 21:30 nel centro storico di Tolentino, negozi aperti con tante sorprese. In Piazza della Libertà, esibizione e musica di Vic DJ, in Piazza Mauruzzi, dimostrazione di rugby a cura della Bianca Macerata Rugby e animazione per bambini, poi in Piazza Martiri di Montalto, concerto di Lorenzo Sbarbati, Dubito quindi suono, e in Via Parisani, musica live. Per tutta la serata, degustazioni, food, shopping e musei aperti. Vediamo invece le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le altre notizie sportive. Previsioni per giovedì 23 giugno. Cielo sereno poco nuvoloso con aumento delle nubi nel pomeriggio.
precipitazioni assenti, temperature senza variazioni di rilievo, venti di brezza tesa o moderate, mare calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio.